Si riparte con un nuovo percorso biennale 2024-2026, è una progettualità nuova perché dopo il corso promozione marketing delle fiere turistiche e gestione delle strutture alberghiere, questo corso invece è dedicato alla creazione, alla promozione di eventi legati sempre all'ambito turistico con delle specifiche sulla cultura e sullo sport. Quindi fondamentalmente un percorso aperto a 25 diplomati che permetterà loro di andare poi a lavorare per tutte quelle che sono le imprese che si occupano di organizzazione di eventi, appunto, che possono essere eventi turistici, eventi culturali, eventi legati alle manifestazioni di sport outdoor. Il percorso sarà un percorso di 2000 ore, 900 di queste ore poi saranno svolte presso le aziende che hanno aderito, appunto, con interesse alla figura professionale. Chi si può iscrivere? Allora, si possono iscrivere tutti i giovani diplomati che abbiano quindi un percorso di scuola secondaria superiore quinquennale o che abbiano frequentato un percorso di FTS. Nel frattempo si sono conclusi i primi corsi partiti ormai 3 anni fa, che bilancio si può fare? Allora, si è concluso a dicembre 2023 il primo percorso che era partito nel 2022, un bilancio direi positivo, i ragazzi sono soddisfatti, stanno lavorando, 4 di loro hanno anche fatto nascere una startup che si occupa proprio di marketing e di promozione turistica e fondamentalmente il feedback che abbiamo da loro, dalle aziende presso quali si trovano in questo momento occupati è positivo, esattamente. Adesso si è concluso anche il primo anno del percorso di gestione delle strutture turistiche e anche qui i ragazzi stanno iniziando un percorso di lavoro estivo e invece i ragazzi dell'ultimo corso partito, quello di marketing, sono ancora nelle aziende in stage. Però direi che il percorso è positivo, le aziende sono soddisfatte e soprattutto c'è un grande interesse, una grande partecipazione da parte dei ragazzi.